cambio dell'allenatore da una partita, credo che il loro atteggiamento sia un po' diverso dall'allenatore precedente. Credo che per strategia e per modo di intendere il calcio del nuovo allenatore troveremo una squadra un po' più aperta, un po' più offensiva, che cercherà un po' di più di fare la partita, sono convinto di questo. Ma a noi questo non interessa, perché abbiamo fatto una bella partita, non abbiamo vinto, siamo un po' feriti e domani vogliamo riprenderci quello che abbiamo lasciato a Caserta. Birlegia è cresciuto tanto in questi mesi, è riuscito a formare il suo carattere, perché comunque le difficoltà che ha vissuto lui non ha mai mollato, e ha tenuto sempre botta. E quindi è migliorato tanto in questo periodo e quindi adesso è pronto per essere titolare Daniel Birligea e sono convinto che potrà dare una grande mano alla squadra. Complessivamente, come pensi che si possa uscire da questo momento? Perché poi alla fine tu lo sai bene che i risultati contano purtroppo di più anche delle prestazioni nel calcio. No, il calcio è questo, non è solo per noi a Teramo. Come ne usciamo? Ne usciamo con la vittoria che dobbiamo ricercare. Credo che la nostra concentrazione per non avere troppe pressioni debba rimanere sul nostro processo di crescita e sul fatto che dobbiamo migliorare prestazione dopo prestazione. I risultati fanno la differenza. La squadra sta proponendo un bel calcio. Io credo che con così tanti giovani in campo il potenziale della squadra sia un potenziale di una squadra che se le gioca le partite, che non abbia un predominio assoluto rispetto all'avversario nel nostro girone con tutte le squadre, contro tutti gli avversari. E quindi a volte l'episodio, no, soprattutto in queste ultime partite che hai detto tu, e è lungo il periodo, sono stati spesso e volentieri gli episodi che hanno fatto la differenza. Capire come spostare questi episodi verso la vittoria è tanto, perché nel calcio sono i centimetri che fanno la differenza quando le partite sono equilibrate. Noi dobbiamo continuare a dare queste prestazioni. Io sono convinto che basta una vittoria importante per far tornare tutta la normalità. Domani abbiamo un'opportunità, un'altra opportunità. Non dobbiamo assolutamente perdere l'equilibrio, non dobbiamo assolutamente cambiare la valutazione della squadra, ma neanche non dobbiamo neanche alzare troppo l'asticella, perché ripeto, finire ogni partita con sei giovani in campo preclude il fatto che potenzialmente non puoi essere così tanto superiore agli avversari, quindi le partite te le giocherai tutte. Adesso sta alla mentalità di voler portare a casa la vittoria.